Genova al terzo posto tra le grandi città in questa classifica di Legambiente è un dato molto confortante. Ci spieghi che parametri sono stati utilizzati appunto per la realizzazione di questa classifica? I dati che vengono utilizzati sono degli indicatori che riguardano la sostenibilità ambientale, quindi si va dalla capacità di offerta del trasporto pubblico locale alla produzione di rifiuti, alla capacità di depurazione delle acque, alle politiche che vengono messe in campo sulla sostenibilità ambientale. Ecco, che eccellenze ha Genova invece, dov'è che deve recuperare un po' più di terreno? Beh, sulla questione delle eccellenze, diciamo che gli spazi verdi hanno cominciato ad essere recuperati, abbiamo purtroppo ancora delle carenze per quanto riguarda per esempio la presenza di piste ciclabili nella nostra città. C'è stato un leggero arretramento per quanto riguarda la depurazione e questi sono essenzialmente i tre indicatori su cui abbiamo basato il nostro giudizio per una valutazione complessiva della situazione ambientale a Genova. Ecco, si parla anche di sicurezza in una chiave un po' diversa da quella che tutti i cittadini hanno nella mente. Ci spieghi come appunto questa sicurezza, insicurezza come è chiamata nella ricerca urbana, incide in questo terzo posto di Genova? In città che hanno cura del verde, che rispettano gli spazi dove è possibile recuperare una socialità e quindi dove attraverso le isole pedonali per esempio, dove la gente può tornare a socializzare e diciamo, anche a presidiare il territorio, questa questione del presidio permette di avere una maggiore sicurezza individuale. È ovvio che città sporche, città che vedono spegnere le proprie luci, città che non consentono ai bambini di avere spazi per giocare, alle famiglie per stare insieme, automaticamente diventano città più insicure. C'è un esempio che noi portiamo, la situazione dei giardini Gilberto Govi alla Foce, ricordiamo tutti qualche anno fa in quale stato di degrado erano. Attraverso il recupero del depuratore, attraverso il recupero dei giardini, oggi molti ragazzi, molte famiglie hanno la possibilità, diciamo così, di tornare a rivivere quei luoghi in modo positivo. Mi pare che questa attenzione ai molti fattori dell'equilibrio ambientale che Genova sta dando cominci a, diciamo, a restituirci qualche risultato positivo. Non dimentichiamo che Genova partiva da posizioni molto basse rispetto alla qualità ambientale per molti motivi, non ultimo la condizione orografica che noi abbiamo e la difficoltà oggettiva anche nella gestione di un servizio di trasporto pubblico urbano che certamente non è come in alcune città di pianura, però insomma i parametri sono tutti in miglioramento e quindi credo che sia importante, che significhi che stiamo andando in una direzione positiva, che poi è la direzione che vorremmo consolidare proprio nel piano urbanistico, che fa diventare alcune azioni già avviate azioni di sistema. Ecco Sindaco, il verde anche come chiave di riqualificazione dal punto di vista della sicurezza urbana. Un suggerimento importante quello di Legambiente. Ma soprattutto qui secondo me finalmente si rimettono le cose al loro posto, cioè invece di parlare solo della sicurezza individuale si parla della sicurezza collettiva, cioè di quelle precondizioni che le città dovrebbero essere messe in grado di concretizzare, perché poi all'interno di una appunto dimensione collettiva più sostenibile ogni individuo si senta più sicuro. Invece in questi anni siamo andati molto dietro alle paure, e non dico che il dato della criminalità o della microcriminalità non sia importante, anzi tante volte abbiamo sottolineato anche da parte mia insomma l'allarme su questi fenomeni, però le città non sono solo questo e soprattutto il ruolo che le città devono svolgere nelle scelte fondamentali, quelle urbanistiche, quelle dell'organizzazione dei servizi, devono avere in mente la
la dimensione collettiva e non soltanto quella individuale. Questo è un taglio molto importante che ci suggerisce Legambiente e che io condivido. Non c'è un'eccellenza assoluta in tutte le città italiane, parliamo di politiche ambientali che sono purtroppo tutte insomma, nel fronte insomma, del livello medio, quindi da questo punto di vista dobbiamo partire, per cui questo è il dato principale che riguarda. Dentro questo dato medio ci sono situazioni che diciamo, sono meritevoli di essere in qualche maniera portate all'attenzione pubblica, e le città liguri insomma, tutto sommato se la cavano dentro questa classifica. C'è qualche specificità positiva per Genova che l'ha fatta arrivare al terzo posto tra le grandi città? Ma sicuramente c'è un interesse molto forte per quello che riguarda il piano energetico da parte dell'amministrazione comunale, e credo che questo sia un elemento non da poco, nel senso che oggi noi assistiamo diciamo, a una problematica che è quella dell'energia dopo il referendum sul nucleare, che deve sempre tendere di più a orientarsi verso il risparmio e le energie rinnovabili. Genova su questo ha fatto abbastanza, quindi credo che questo è uno degli elementi che la contraddistingue. Assessore, dati incoraggianti per Genova, che cosa sono dovuti? Beh, devo dire che sono probabilmente il risultato di una lunga politica che crede nell'ambiente, che fa delle modifiche strutturali su una città che ha fatto un passaggio culturale e anche sociale importante, la città puramente industriale, una città che sta diventando una città sostenibile. Devo dire che essere i terzi fra le grandi città è un risultato ottimo, eccezionale, ci sono dei parametri molto interessanti, soprattutto quello che riguarda la qualità della nostra area. Quindi tutti i meccanismi di superamento dell'industria pesante con le emissioni in atmosfera e che verranno ancora continuati con la chiusura successiva che ci sarà nei prossimi anni della centrale Enel in porto, altro elemento di inquinamento ambientale che è importante, credo che faranno sì che la nostra città sia una città che sarà sempre più vivibile per i nostri cittadini e per i nostri figli. Credo che abbia contribuito proprio questa dinamica in positivo di Genova. Se voi andate a vedere tutti i parametri di ecosistema urbano, voi vedete che Genova in tutti i settori, dalle politiche energetiche, io penso al piano dei sindaci che per noi ad esempio ci ha dato una grandissima soddisfazione perché siamo stati il primo comune in Europa che è stato validato rispetto appunto al proprio piano di azione del sostenibile, così come l'impegno su Smart City. Ecco, io credo che se voi andate a vedere tutti i parametri noi ci collochiamo in una posizione appunto che punta verso l'alto della classifica in tutti i dati, e questo credo che dal punto di vista metodologico, ne parlavo prima con Ispra, perché tra l'altro sono anche rigidissimi e molto rigorosi come vedete nell'ambito delle valutazioni dei parametri, che credo che questo appunto abbia dato il senso di questo ruolo importante di Genova a livello italiano.